Nuovi provvedimenti restrittivi per contenere il contagio, ecco quello che non si potrà fare. Il comune fa slittare il pagamento dei tributi per aiutare famiglie e imprese. Morto l'ex sindaco di Vernio Paolo Cecconi, aveva 64 anni. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. Ieri è stata la giornata più critica dall'inizio dell'emergenza coronavirus per la Toscana e la nostra città. A Prato si sono registrati 24 nuovi casi. Tra questi figura anche un ospite della RSA Casa Serena di Mezzana. Intanto il governo ha varato nuove restrizioni. Attività motoria permessa solo nei pressi dell'abitazione. Nei festivi e prefestivi niente fuga verso la seconda casa. E a Prato il sindaco chiude orti sociali e fontanelli. Ci colleghiamo con Lucrezia Sandri per fare il punto della situazione. A te, Lucrezia. Esatto Marco, sono 24 i nuovi casi a Prato di contagiati, di questi 15 sono cittadini pratesi, perché lo ricordiamo c'è una discrepanza tra i dati fornitici dalla regione e quelli fornitici dall'ASL. 24 sono cittadini pratesi e non che sono ricoverati però nel nostro presidio ospedaliero al Santo Stefano, mentre 15, lo ripeto, sono i cittadini pratesi contagiati. Uno di questi è un ospite della RSA Casa Serena di Prato a Mezzana e pertanto il sindaco ha emesso un'ordinanza che impone per via cautelare l'isolamento fiduciario a tutti coloro che hanno avuto accesso all'RSA 14 giorni prima del 18 marzo 2020, quindi il giorno in cui sono insorti i sintomi che si sono poi rivelati essere quelli del coronavirus. In attesa della conclusione dell'indagine epidemiologica dell'ASL, pertanto tutti coloro che hanno avuto accesso, ripeto, all'RSA di Mezzana, Casa Serena, in questi 14 giorni prima del 18 marzo, in quest'arco temporale, devono mettersi in auto-isolamento fiduciario. E intanto ieri si è registrata purtroppo anche la terza vittima pratese, un uomo di 58 anni di Montemurlo, che si va da aggiungere alla donna centenaria dell'RSA di Comeana e alla 89enne di Prato, quindi tre vittime in tutto ad oggi a Prato. E poi c'è il binario della legge, quello delle regole, delle normative che si aggiungono giorno dopo giorno per contenere il contagio. Lo ricordo, c'è una nuova legge appunto varata del governo che impone una restrizione sugli spostamenti verso le seconde case nel weekend, ma anche tutta quella parte che riguarda l'attività ludica e motoria, che è vietata in aree pubbliche come giardini, ville, parchi, che in parte erano già stati chiusi a Prato, quelli recintati, lo ricordo, però insomma ci sono varie restrizioni proprio anche all'attività motoria in generale, per cui non si potrà più andare a correre sulla ciclabile per esempio. Questo è un grande cambiamento anche nelle abitudini degli ultimi giorni dei pratesi. Leggi nazionali che si vanno poi ad aggiungere all'ordinanza del sindaco, quella che entra in vigore oggi e che preclude ai cittadini tutti i fontanelli e gli orti sociali. Per i particolari però ascoltiamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Arrivano ulteriori restrizioni dal governo nella lotta al contagio da coronavirus. Le nuove misure saranno in vigore da oggi fino al 25 marzo e si aggiungono a quelle già vigenti. Tra le nuove disposizioni figurano la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, misura peraltro già adottata in parte sul nostro territorio, dove il sindaco dal 13 marzo aveva già chiuso giardini, parchi e aree gioco recintate, oltre ai cimiteri. Con le nuove disposizioni non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è pertanto possibile andare a correre lungo le ciclabili o in giro per la città. Analogamente è possibile portare fuori il cane solo in prossimità della propria abitazione. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Nei giorni festivi e prefestivi e in quegli altri che immediatamente precedono o seguono è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Inoltre, con le ordinanze firmate questa mattina dal sindaco Biffoni, sono stati chiusi tutti i fontanelli, chiusi anche gli orti sociali di via della Gualchiera, via del Guado a Narnali, via Toscanini e gli orti urbani di Viaccia.
E sempre per effetto del coronavirus slittano i pagamenti dei tributi comunali per dare respiro a famiglie ed imprese. Ecco le nuove date delle scadenze. Slittamento di tutti i pagamenti dalla Tari alla Cosap per dare un po' di respiro a famiglie e imprese in questo momento di emergenza sanitaria, ma non solo. È già pronta la delibera che sarà adottata con il voto del Consiglio Comunale, un consiglio che si terrà in teleconferenza il 9 aprile con un sistema che garantirà la validità di una seduta pubblica e durante il quale verrà portato al voto anche il bilancio preventivo del Comune. La delibera garantirà ai contribuenti pratesi una dilazione delle scadenze dei prossimi mesi. In particolare, il provvedimento allo studio prevede il differimento al 30 giugno dei termini relativi ai versamenti previsti tra il 31 marzo e il 30 aprile e in particolare del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e della Tari, nonché quelli per il versamento e la dichiarazione dell'imposta di soggiorno. Nello specifico, per quanto riguarda la Tari, è previsto lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno per il domestico. Per il non domestico si passa da una rata con scadenza il 30 aprile a tre rate scadenti il 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre. Saranno sospesi anche i pagamenti delle rate scadenti tra il 31 marzo e il 31 maggio, relativi a piani di rateizzazione già concessi, relativi a debiti nei confronti del Comune di Prato. Per chi ha già rateizzato i pagamenti, sarà prevista la sospensione dei pagamenti delle rate scadenti tra fine marzo e fine maggio e slitteranno fino al 30 giugno, con conseguente allungamento della durata del piano. Sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, sia per i pagamenti sia per la presentazione dei ricorsi, per il momento i termini sono sospesi in tutto il territorio nazionale sino al 3 aprile 2020. È infine rinviata al 30 giugno anche il pagamento dei canoni concessori da parte dei gestori degli impianti sportivi comunali. Proviamo a fare la nostra parte per dare un sostegno in questo momento così difficile a famiglie ed imprese. Capiamo che non è tutto qui che si risolve, però crediamo in questo modo di contribuire a far sì che si possa uscire da questa fase ancora in piedi, ancora forti e capaci di dare risposte alle esigenze della nostra città. La Val Bisenzio piange la scomparsa dell'ex sindaco di Vernio Paolo Cecconi, aveva 64 anni ed era malato da tempo. È stato il primo cittadino del comune di Vernio per tre mandati non consecutivi, dal 1990 al 1995 e poi dal 2004 al 2014. In seguito è diventato assessore nel comune di Pescia. Dall'incarico si è dimesso nell'ottobre del 2016. Nel marzo del 2017 era poi stato nominato dal comune di Prato responsabile dell'ufficio elettorale. Il coronavirus ha un impatto anche sul distretto tessile. Il nostro servizio, che ha documentato la realtà di un'azienda, la filatura Valfilo, che ha sospeso l'attività per limitare gli spostamenti, ha innescato un dibattito tra gli imprenditori. Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, interviene e dice: rimanere aperti non è un capriccio, ma un atto di responsabilità. Non arresta l'attività produttiva, nemmeno la Pinori Filati. Continuare l'attività aziendale durante l'epidemia non è un capriccio, ma un atto di responsabilità. Il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Francesco Marini, interviene nel dibattito che si è creato dopo la decisione dei titolari della filatura Valfilo di Vaiano, peraltro associata a Confindustria, di sospendere l'attività per ridurre gli spostamenti. Da Marini arriva un vero e proprio appello agli imprenditori del distretto a tenere aperte le loro aziende per mantenere le relazioni con i mercati e salvaguardare posti di lavoro. Già abbiamo una diminuzione degli ordini e dovremo far fronte a una situazione molto difficile. Nel breve, la perdita economica ci sarà, qui non è una questione di perdere il meno possibile. Noi sapremo già che quest'anno faremo dei fatturati a doppia cifra negativi probabilmente, se non riusciremo a uscire velocemente da questa situazione. Il fatto è garantire la continuità aziendale, questo, dare un messaggio ai nostri clienti che il distretto di Prato c'è, che le nostre aziende funzionano e in cooperazione con tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda, attraverso le norme sicurezza che sono scritte, ci vengono date dal governo e quindi non per un capriccio nostro, appunto, permettono di lavorare in condizioni di sicurezza. Questo vuol dire senso di responsabilità per noi. È ancora operativa la Pinori Filati, che guarda all'immediato futuro e al ruolo che gli istituti di credito dovranno necessariamente avere per infondere linfa alle imprese che andranno incontro a crisi di liquidità. Lo scenario che ci immaginiamo è anche un completo salto della stagione estiva, perché in questo momento non stanno uscendo gli estivi nei negozi, non usciranno probabilmente nei prossimi 2 mesi.
Ma questo comporta sicuramente una catena di mancanza di liquidità. I negozi non pagano fornitori, i fornitori non pagano i fornitori tessili. Io credo che qui dobbiamo veramente pensare a un nuovo piano Marshall per le imprese. E crediamo che sia importantissimo l'aiuto degli istituti bancari per il sostenimento dell'impresa, che è l'unico mezzo per dare lavoro. 30.000 pezzi tra mascherine, occhiali, tute e guanti da distribuire fra ospedali, amministrazioni locali e forze dell'ordine. È il materiale donato dal governo di Wenzhou, arrivato a Prato tramite le associazioni cinesi. Il carico è stato consegnato ieri pomeriggio alla presenza del presidente della provincia Francesco Pugelli, dell'assessore del comune di Prato Flora Leoni e del consigliere regionale Nicola Sciolini. Un mese fa, quando il focolaio epidemico più importante a livello mondiale riguardava la Cina, le autorità italiane e le associazioni locali si sono mostrati solidali con la Cina. Personalmente, come presidente della provincia di Prato, ho scritto più volte alle autorità cinesi per dimostrare la nostra vicinanza. Abbiamo mandato anche aiuti concreti. Questa generosità in questi giorni sta tornando indietro, moltiplicata, perché il governo cinese, attraverso l'associazione Italia-Cina, qua locali, ci sta portando materiale molto importante che servirà fin da subito a supportare l'attività del nostro ospedale di Prato, ma anche di tutti i tanti volontari delle associazioni del territorio che fanno parte dei nuclei di protezione civile e tutti gli operatori dei comuni che si occupano di protezione civile, insomma tutti quelli che in questo momento sono in prima linea a difesa e a lavoro per i nostri concittadini. Grazie alla generosità di una serie di associazioni cinesi, qui oggi consegnano alle varie amministrazioni e all'ospedale più di 30.000 pezzi di prodotti, di dispositivi per la sicurezza. Si tratta di mascherine chirurgiche, FFP2, tute, ci sono guanti e occhiali che andranno in parte all'ospedale, in parte ai comuni, in parte alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, mondo e volontariato. Anche oggi si dimostra che veramente questa è una comunità che ormai è sempre più coesa, è una città che sa stare insieme, ha imparato a condividere gioie e purtroppo dolori, e questo però ci dà la forza di andare avanti. Meno male oggi è arrivato questo match, diciamo, questo qui, però noi aspettato tanti giorni per arrivare, ma anche difficile perché questo match arriva da Cina, da proprio la nostra città, Wenzhou. Noi viviamo qui, Italia, come noi, secondo i paesi. E, diciamo, noi insieme con gli italiani, se c'è qualcosa ce la fa tutti, perché siamo forti. Ricordiamo che alle 17.30 su TV Prato trasmetteremo in diretta la recita del Rosario e a seguire alle 18 dal Duomo la celebrazione della Santa Messa affidata a Don Luca Rosati. Con questo è tutto, io vi ricordo che l'informazione di TV Prato torna questa sera con il TG delle 20.30, ovviamente per tutti gli aggiornamenti potete seguirci sul nostro sito internet e sui nostri canali social. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.